La flessibilità lavorativa rischia di non far lavorare i giovani. Sembra quasi una frase controsenso questa che sto e come che ti ho pronunciato poc'anzi, ma secondo me rispecchia la verità dei fatti. Che significa che rispecchia la verità dei fatti? Significa che io penso che la flessibilità, che come ci dice anche un'enciclopedia Wikipedia, sia sì il consentire in linea teorica di far lavorare quante più persone possibili e far lavorare anche i giovani, però rischia di trasformarsi in un'arma a taglio unico in cui si può veramente rimanere feriti in modo piuttosto grave. Perché? Perché la flessibilità significa che una persona, parlo soprattutto anche per esempio dei miei genitori, arriva fino a una certa età e lavora. Poi però deve aspettare la pensione che arriva anche a 64 anni di età, 65, e noi ragazzi magari siamo ancora disoccupati. Ecco, io vorrei invece che si consentisse a un uomo o una donna di mandarlo in pensione a 50 anni. So che è pochissimo, so che è irrealizzabile, so che è impossibile, so che è utopico, so che non si può fare una cosa del genere perché la previdenza sociale avrebbe un danno terribile, devastante, l'INPS idem ed anche tutto ciò che riguarda la, diciamo così, la disoccupazione ed anche la, chiamiamola, quantità di denaro che viene profuso. Però in questo modo qua, mettendo a 50 anni una persona in pensione e facendo entrare per esempio il figlio o la figlia, secondo me si ha la possibilità di far lavorare il ragazzo o la ragazza e soprattutto dare la possibilità al ragazzo o alla ragazza di trovare un futuro, diciamo così, non dico assicurato, però un pochino più florido, perché oggi come oggi vedo persone, per esempio anche i miei genitori, che vanno in pensione sempre più tardi e i giovani invece che o non riescono a trovare un posto di lavoro oppure vivono ancora con i genitori anche a 40 anni di età. Io ho un amico, un caro amico che vive in una città dell'Italia che, pensate, dal 1974 a 44 anni di età è ancora viva, è ancora vive con la madre, con l'anziana mamma. Ecco, io ti dico quindi di tenere in considerazione quello che è il mio verbo, le mie parole, perché sono convinto che ti saranno davvero di grande aiuto, ti faranno capire, ti faranno rendere conto che un che di vero nel mio giudizio, nel mio personale giudizio, nella personale disamina c'è. Ed è questo. Mandare in pensione, ripeto nuovamente, lo ripeterò fino alla morte, persone che hanno 50 anni di età. Perché sì, è vero che un lavoratore può garantire qualcosa nell'ambito lavorativo, ma dai 50 anni in poi, secondo me, non può garantire più nulla. Non perché sia anziano, perché 50 anni non è, e ripeto, non è assolutamente anziano, però può subentrare qualche piccolo eventuale problema di salute. Quindi è preferibile, è meglio, secondo me, mandare in pensione il cinquantenne o la cinquantenne, far lavorare il ragazzo di 20, 25, 30 anni d'età e mettere a posto i conti pubblici. So che è impossibile perché non è possibile mettere a posto un bel niente mandando i uomini o le donne in pensione a 50 anni, però ci si può spingere, secondo me, anche a ragionare in modo utopico, come poc'anzi io ho fatto. Grazie da Leandro, un saluto, iscriviti, commenta e al prossimo video.